Ricomincia il campionato per la pallanuoto Brescia che milita in Serie A2. La società bresciana, attiva dal 1999, è capitanata dal presidente Claudio Fontana. Di fare un buon campionato come l'abbiamo fatto anche l'anno scorso, che siamo arrivati primi in classifica e abbiamo perso l'ultimo dei playoff. E anche quest'anno vorremmo fare un buon campionato. Non solo Serie A2, ma anche un particolare riguardo al settore giovanile. Sì, abbiamo un settore giovanile, la caratteristica della nostra società è proprio quello di curare i giovani bresciani. Infatti anche la nostra prima squadra in A2 è formata da solo bresciani, da allenatore bresciano. Noi abbiamo una particolare attenzione al settore giovanile, tanto è vero che l'anno scorso il nostro settore giovanile si può dire è stato primo in tutte le categorie, dagli under 20, 17, 15 e 13, siamo arrivati primi in tutta la regione, in tutta Italia. È un po' una peculiarità bresciana, in tutti gli sport si pensa molto al vivaio, perché poi è anche questa parte del successo. Sì, pensiamo al vivaio, ma pensiamo anche ai vecchi giocatori. Difatti la nostra squadra Master l'anno scorso è arrivata quarta ai campionati mondiali di pallanuoto Master, è arrivata seconda ai campionati italiani. Dunque guardiamo la gioventù, guardiamo anche i nostri vecchi atleti e cerchiamo di andare avanti. Anche quest'anno il campionato per la prima squadra non sarà facile. Il gruppo composto da 16 giocatori è quasi per la sua totalità formato da bresciani e da giovani. Ma è un campionato sicuramente difficile, come tutti del resto. Il nostro obiettivo è quello di far crescere i nostri ragazzi in prospettiva e contestualmente ottenere una salvezza tranquilla, quindi senza passare dai play-out. Diciamo un campionato da metà classifica. Quest'anno abbiamo fatto una svolta decisiva da questo punto di vista, è composta da 16 ragazzi, di cui 15 di Brescia, quindi diciamo proprio di sì. Diciamo che abbiamo preso un po' anche la palla al balzo, la situazione economica in generale è quella che è, sappiamo tutti. Quindi abbiamo deciso, visto che comunque abbiamo dei valori sportivi importanti nei ragazzi di Brescia, di cogliere l'occasione per dare spazio e risalto ai nostri ragazzi. La situazione tifosi invece com'è? La pallanuoto è molto seguita? Sì, no, noi dobbiamo dire che abbiamo un seguito decisamente interessante per il nostro sport, anche perché siamo aiutati, tornando al discorso di prima, dal fatto che essendo tutti ragazzi di Brescia è un bel movimento, un bel traino per tutti quanti, anche per il settore giovanile e anche per la città stessa. Chiunque volesse sostenere e tifare la pallanuoto Brescia potrà assistere agli incontri casalinghi che si svolgono alla piscina alla Marmora dalle 19. È possibile consultare il calendario delle gare sul sito www.pallanuotobrescia.it. Con le mani posso finalmente bere.